Sicuramente dobbiamo far capire quelle che sono le esigenze del nostro mondo. È necessario avere impianti adeguati sul territorio per dare la possibilità a tutte le persone, ai ragazzi e alle ragazze, ma a tutte le persone in generale, alla comunità, di fare sport. Andiamo incontro a questo grande evento per quanto riguarda la nostra regione e l'Italia, che sono i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Dobbiamo arrivare assolutamente preparati, perché partendo dall'impiantistica sportiva poi si possono sviluppare tutti gli sport e può essere sviluppata anche una cultura sportiva di cui ha tanto bisogno il nostro paese. È la realtà, macchia di leopardo del territorio, qualcuno meglio, qualcuno peggio, poi ci sono delle realtà storiche, spesso dovute a donne e uomini, che si sono letteralmente inventati qualche cosa, non tanto da privati, ma come gestione di un impianto pubblico. Io non credo che si debbano fare strutture nuove, ma mi sembra abbastanza indispensabile riqualificare, anche perché oggi c'è il grande tema energetico, quello che esiste, e razionalizzarlo al meglio. Questo è un dato di fatto, e darlo in gestione alle società sportive, che sono quelle che onestamente hanno competenza. Sì, abbiamo appena approvato il progetto, che trova finanziamento all'interno dei fondi straordinari che stanno arrivando in questo momento all'Europa. È un grande sforzo progettuale di messa in cantiere per gli impianti sportivi, però è uno sforzo che serve alla città, che fa bene agli atleti, che recupererà un gap che avevamo decennale. Dal 2015, lo dicevo, sono 15 milioni di euro quelli che sono già stati investiti in impiantistica, e arriva tutta l'ondata del PNRR, quindi siamo soddisfatti, operosi, e speriamo la prossima volta che verrà il presidente Malagò sarà per inaugurare i prossimi impianti.